Leggiamo direttamente da Wikipedia. Longlegs è un film di merda del 2024 scritto e diretto da Oz Perkins. Mi viene da ridere perché stanno tessendo le lodi di questo film, incassi della Madonna. Mi è piaciuta una cosa, ogni tanto ci sono segni di intelligenza, razza umana, perché sono andato a leggermi un commento, quindi lo cito anche, un certo nickname sicuramente, Karen McCluskey, e dice così in maniera giocosa: vabbè, ho capito che quando c'è un film di cui non si capisce niente automaticamente diventa visionario, onirico, particolare, artistico, non per tutti, e chi più ne ha più ne metta. Personalmente l'ho trovato inconcludente, pretenzioso, il finale molto banale. Se devo vedermi film su satanismo preferisco, dice quello che preferisce, in realtà non è che non si capisca un cazzo, e quello che è la verità è che un film fatto realmente male, come ho parlato da poco di quell'altro film di un incompetente che deve darsi all'Ippica, che ha fatto il remake dello Strangolatore di Boston. La stessissima cosa, fotografia di merda smarmellata alla Instagram, è la stessa cosa. Ormai abbiamo la certezza che questi personaggi obbediscono, perché ormai è evidente, a un diktat, a dei diktat che dicono come devono assolutamente girare i film. È la stessissima cosa. Fotografia smarmellata di merda, ma anche della stessa tonalità, lo stesso giallo di merda. E regia non c'è regia, i movimenti di camera sono questi. Ci ha messo dentro due formati cinematografici in 4 terzi, in 16 noni, così. Fa più figo. In realtà tutti pensano che dopo aver visto i film di Wes Anderson, che anche lui è andato a puttane, però prima di andare a puttane ne ha fatti di film interessanti. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. The police are here. Il suo stilismo e la sua fotografia, il suo modo di intendere sono al servizio del cinema. Qui sono espedienti per far dire agli spettatori ormai, non so neanche come definirli, che figo, non ci sarebbe niente da ridere, ma c'è da piangere per il fatto che dalla misura di come non solo il cinema sia morto, ma sappiamo anche che è morto perché obbediscono letteralmente. E sospetto anche, ma non è che ci voglia molto a capirlo, che questi movimenti di camera, e dico movimenti di camera per essere umano, in realtà non sono neanche movimenti di camera, siccome hanno delle macchine da ripresa certamente digitali o comunque di altissimissima qualità, tu puoi tranquillamente zoomare quanto cazzo ti pare e non perdi nulla di definizione, perché così come lo faccio io con il mio computerino del cazzo con il montaggio, per me non sono neanche movimenti di cinepresa, e zoomano il riquadro stesso. E Nicolas Cage può andare a fare in culo, qua ormai siamo convinti che se qualcuno si mette una maschera e mugugna qualcosa, destroy yourself. Perché c'è questa malattia, c'è questa patologia ormai, che più l'attore si umilia a diventare brutto o handicappato, cerebroleso, fuori di testa, che osa fare cose che potrebbero farlo sembrare un deficiente, e più pensano che questi attori siano bravi. Invece l'attore bravo è quando fa la parte di un essere umano normalissimo, un comune mortale, e lì riesce, se è bravo, con tutte le sottigliezze a dire la magnificenza di un attore. Ma qui saremmo all'ABC. Quello che mi interessa di questo Longlegs, proprio
Innanzitutto è sputtanarlo, mi auguro anche di far girare i coglioni a chi questo film lo ha apprezzato, perché almeno questa per me è una soddisfazione. È un film di merda e anche sul soggetto, la storia, perché alla fine siamo a un satanismo puerile buttato lì come espediente. E allora dicevamo fotografia giallognola e interpretazioni, chiedo scusa, recitazioni penose, non c'è verità in nessun senso. C'è da ridere, no? Perché tu da subito capisci quando un film sarà di merda per 3-4 segnali, non li sto a dire tutti, ce n'è uno interessante. Quando vedi che all'inizio vanno proprio fuori scala con la plausibilità, è perché sai per certo che la sceneggiatura non andrà da nessuna parte. Fighissimo, perché siamo nel 2024 e anche lì la storia dice che siamo nei tempi moderni, no? Agenti dell'FBI che si avvicinano a una casa a cercare il solito serial killer e gli dice: un momento, c'è qualcosa lì, chiamiamo i rinforzi perché sento che in quella casa ci sono grossi problemi. Noi dobbiamo avere sempre, come nei film più cretini, sai che nei film, sapete, no? Che nei film horror cosa succede? Dividiamoci, dicono sempre, ma che cazzo vi dividete? Se vi dividete vi ammazzano uno alla volta. Quindi questa cosa io lo potevo vedere nei film degli anni 50, dopodiché questo ad esempio è un segnale. Se tu oggi in un 2024, ma che può essere anche un 2000 o un 1990, vedi agli attori in un film horror che dicono dividiamoci, il film è di merda, ah, ma matematicamente mi sono incantato, ti ci puoi tagliare i coglioni. È la stessissima cosa. E qui cosa abbiamo? L'agente dell'FBI che dà questa... E fa questa non è una riflessione, si prende dentro questa cosa e quell'altro deve essere il deficiente che ti dice: ma dai, ma cosa vuoi, dobbiamo andare retta all'intuizione? No, perché può essere, perché tutto può essere, perché se un agente dell'FBI e tu lo sei anche tu, significa che non dice una cazzata, significa che minimamente tu... Allora cosa significa? Devono fare la controparte scema in modo che la sceneggiatura, che non sono capaci di farla, ti faccia vedere che poi quando va lì l'agente dell'FBI apre la porta e questo gli spara in testa. Poi non solo, che quindi diventa anche prevedibilissimo, dopo che questa faccia di merda di agente FBI muore, tu sei contento perché dici: vedi, tu non ci hai creduto. Dovrebbe far riflettere il fatto che quando tu dici vedi che sei contento, che dici tu non ci hai creduto, adesso sei morto e hai questa soddisfazione, in realtà è il regista che ti sta prendendo per il culo, che ti ha fatto pensare quello che vuole lui, non quello che racconta il film, perché il film non racconta un cazzo, perché non è assolutamente nelle corde di nessun tipo di logica e plausibilità a nessun livello. Non solo, quando lei rimane di sasso, di merda, che il suo collega viene bruciato lì con un colpo di pistola alla testa, lei si spaventa, si tira indietro e rimane spalle a una finestra dove dentro c'è colui che ha ucciso il suo collega e rimane lì, spalle alla finestra. Questa è l'agente dell'FBI che rimane spalle alla finestra quando quell'altro tranquillamente sai che si sposta e ti secca pure a te. Poi la storia va avanti perché lei è la protagonista, quindi non deve morire. Ma queste ce ne sono tantissime. Quello che fa pena è come si sia, perché qui il discorso è interessante, fa riflettere come abbiano creato, no, questo humus, questo terreno di autorialità, che è basata su che cosa? Sui silenzi. Siccome il film, quello ufficialmente stupido, baraccone, chiamiamolo come vogliamo, cacciarone, quello fatto un po' per i bambini, quello divertente che palesemente vuole essere un film d'azione sopra le righe, sparatori, inseguimenti, dove ci sono 10.000 miliardi di cappottamenti, di esplosioni, la gente dice ok, questo lo accettiamo. Allora cosa significa? Che il film d'autore automaticamente è quel film dove gli attori sono fermi, dove parlano poco, dove la cinepresa è ferma, dove si sposta, poi c'è il silenzio, poi c'è la fotografia tutta giallastra, smarmellata alla Instagram, poi i dialoghi sono sempre fermi, poi c'è il pazzoio dei stroni che è tutto truccato, che va fuori di testa, e poi tutti i silenzi, e poi d'improvviso boom, c'è la botta, e poi di nuovo si cambia scena e si ritorna di nuovo in un silenzio. Allora, adesso passiamo a un film che poteva essere un capolavoro. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA,
starting a new cellular division that will release another version of yourself. This is The Substance. E stiamo parlando di The Substance. Allora, Substance però in lingua originale. Oh, ok, quello delle 18.05. Esatto. Un biglietto in alto o metà sala? Metà sala. Benissimo, 6,90 euro. Tanta gente. Coralie Forget. Ma qui mi domando, no? Quando ci sono questi film e ti sparano i titoli dal regista un film di... E questo qua che cazzo è? Cioè, non so come dire, ma tu prima di poter permetterti di farti sparare i nomi così, come se fossi... Chi cazzo sei? Ma detto questo non è un problema. Questo film sarebbe stato anche carino, sarebbe stato anche un capolavoro. Allora, vediamo. Dura 140 minuti. Se durava, invece di 140 minuti, che sono 2 ore e 20, durava un'ora, era perfetto. C'è un'ora e 20 di film che non serve a un cazzo di niente, ma proprio un cazzo di niente. Cioè, io devo avere un'ora di film prima per farmi capire che oggi... Every fucking young girl in this fucking town, in the next few weeks... Look, make it simple. We need her young. Se tu mi devi far vedere che uno arriva a 50 anni nella Hollywood o qualsiasi mondo sia così patinato, si sveglia ad un certo punto e capisce che non è più giovane, e per farmi capire questa cosa mi devi fare un'ora di film. Of a better version of yourself. E dal suo stesso corpo esca fuori un'altra lei. Se tu a me mi dici che c'è improvvisamente viene fuori questa pozione magica che fa una cosa del genere, a me sta benissimo. Mi hai detto che quello è il pretesto, va bene. Basta che dopo non ti azzardi a spiegare perché, per come, perché poi ti annodi e non funziona più un cazzo, come in tanti altri film, come in quel film, come Megalopolis, no? Questo ferma il tempo, poi incominciano a cercare di spiegare perché per come e vanno completamente a puttane. Qui almeno, in questo senso, è stato onesto. You are the Matrix. Everything comes from you. And everything is you. This is simply a better version of yourself. You just have to share. One week for one, and one week for the other. A perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget, you are one. You can't escape from yourself. Peccato che le stronzate vengono dopo. Questo film cosa ti vuole dire? Ti vuole dire, il messaggio sarebbe anche
ci starebbe, cioè il messaggio sarebbe: voi donne avete rotto il cazzo di non accettare la vostra, il vostro cammino nel tempo, e che invecchierete, diventerete brutte e le fighe prendono il vostro posto, no? Quindi vi tirate, vi truccate, vi stirate, vi rifate, non accettate niente, pensate sempre di essere giovani a 40 anni, a 50 anni, boh, da qui c'è, qui invece è una mia tesi, per me la donna dopo 35 fa clic clic, e quindi va bene dopo i 40 o 50. Allora questo film ti dice basta, basta, perché diventerete, siete dei mostri. I won't be out late, so just wait for me. Ok, questo messaggio ci può stare, questo messaggio ci può stare. Peccato che qui ci sono dei problemi, di nuovo, sono oggettivi. Allora, se io mi vedo, mettiamo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quello con Spencer Tracy, film in bianco e nero, no? Guardatelo, è carino, adesso l'ho visto da bambino, magari potrei dire cose, la memoria è lontana, però mi ricordo che era un film carinetto, lì, giustamente, siamo negli anni che furono, gli effetti speciali del dottor Jekyll che diventava Mr. Hyde erano quelli della sovrapposizione d'immagine con il trucco che piano piano lui diventava peloso, diventava brutto. Ma tu vedi quel film dall'inizio alla fine, sai che è di quei tempi e ti va bene vedere quei trucchi là. O non ti piace vedere i film vecchi ed è un discorso sacrosanto, oppure accetti la cosa. Benissimo. Arriviamo agli effetti speciali della cosa degli anni 80. E no, non me ne frega più un cazzo, perché a me mi viene da ridere. Non mi interessa. Non è che non mi interessa perché a me non interessa, è perché tu non sei stato capace di fare il tuo lavoro. Quindi cosa succede? A me che dopo questo mostro sia comunque un po' più evoluto di quello che dà la cosa, ma è la stessa cosa. Cos'è citazionismo? Ma sbatte il cazzo del tuo citazionismo. Il film è una cosa e il citazionismo è un'altra. E cosa succede? Che lei tira fuori da se stessa come un alien, si apre, lei è una sorta, diventa una sorta di un involucro ed esce fuori la nuova lei, che è una figa della Madonna, che è un motivo per cui sono andato a vederlo al cinema. Looks like everything sure is in the right place this time. Please say your name, age, measurements. Si svuota e poi lei la richiude e la ricuce. Ma come, se si è svuotata, che cazzo c'è rimasto dentro? Va bene, io do per buono anche questo. Il problema è un altro: quando questa persona, l'altra lei, ha la possibilità di gestire solo una settimana di tempo, poi il suo corpo originale è come se rimanesse in coma, in uno stato vegetativo, e deve essere, si autoalimenta, diciamo così, non sto a allungarla perché sennò ne veniamo fuori più che è un casino della Madonna. Benissimo. Poi la settimana successiva il te originale, la tua persona originale riprende coscienza ed è quella figa che rimane a dormire una settimana come se rimanesse in coma, e anche lì c'è una questione di autoalimentazione, si succhiano con le siringhe, quella con l'altro, non ce ne frega un cazzo, a me sta bene, questo non lo critico, se quella è la decisione della fantascienza, benissimo. Però non sono mica dei supereroi, giusto? Tanto che noi vedremo la Demi Moore a un certo punto, quando ormai
si sta divorando se stessa, sta diventando uno scheletro, una vecchietta di 90 anni, che c'è una sequenza ben precisa. Adesso io qua adesso non so come monterò ancora il filmato. Vedremo proprio letteralmente che lei c'ha una gamba che gli si inchioda, talmente ormai si sta, è un mostro atrofizzato che non riesce neanche a piegare la gamba e va via storta, e non è ancora l'ultima fase di vecchitudine, come direbbe un amico mio scherzando. Ecco, ed è tutta contorta, è diventata una che gli ci vuole altro che la stampella. Ok, però l'altra, no, che è figa e tutto, è una persona normale, nata da questa mostritudine, e sta bene. Quando si andrà verso il finale del film, se sentite una ventola e la stufa non preoccupatevi, si arriverà verso il finale del film, ci sarà una lotta tra lei e lei stessa. Non stiamo a spiegare perché tutta questa cosa succede, noi la diamo per scontata. Quando questa qua sarà diventata un mostro archito, così che non ce la fa neanche a camminare, siccome la giovane vuole ammazzare la vecchia, le dà un calcio e questa vola via, come se il calcio gliel'avesse dato Capitan America. Ma ancora non finisce qui, perché poi cosa succede? Questo sgorbio di una sorta di gobbo di Notre Dame, putrido, arroccato, artritico, che non ce la fa neanche a muoversi con le ossa, che si spezzano, scapperà. Benissimo. Allora adesso facciamo così. Faccio l'avvocato del diavolo. Io accetto anche che questa qua sia una supereroina, ma che ovviamente non ci sta nel film. Questa vecchia scappa nel corridoio, quella le corre dietro e non riesce a raggiungerla. Perché? Perché sono dei deficienti. Perché a te pubblico ti devono prendere per il culo, non ti devono far dire guarda guarda che ci arriva a prendere, si chiude dietro la porta di un bagno, lei darà delle pedate e non ce la fa a sfondare la porta subito, gli deve dare 3000 pedate, quando con una pedata prima ha fatto volare via quella lì come se fosse Capitan America. E la porta sapete con cosa è chiusa? Con un chiavistello del cazzo così, che anche mia zia, se dà una testata, lo butta giù. Perché? Perché deve far vedere che tira le pedate. Poi andrà dentro e capisce anche che quella scena là non serviva, perché se questa fuga e questo nascondersi della vecchia fosse servito alla trama, perché poi lei non riesce a prenderla, quasi anche accetteremo, voglio essere buono, questa situazione. No, perché comunque la raggiunge lo stesso, quindi a che cazzo me l'hai fatto vedere a fare sta cosa qua? Non solo, andiamo nel ridicolo del ridicolo del ridicolo. Divertiamoci un pochettino. Questa ha la sua stella sul Walk of Fame, quindi è una cazzo di diva di Hollywood, tanto che si conferma nell'appartamento della Madonna addolorata in cui vive, che è una cosa che se tu lo vedi dici ok, questo è l'appartamento di Elon Musk, se non è di Elon Musk è di Berlusconi, se non è di Berlusconi è di Agnelli, se non è di Agnelli che ne so, è di un qualche cazzo di miliardario della Madonna, perché non solo l'appartamento come cazzo sta messo, anche la veduta che c'ha, la vetrata davanti a un posto, è una cosa che di Madonna dove cazzo, quanti cazzo di soldi c'ha, dato che è una stella. Poi succederà che lei fa casino perché deve buttare giù porta, arriveremo anche a questa cosa che è da comiche, e busseranno alla porta ed è il vicino di casa, che il vicino di casa è il vicino di casa che puoi avere tu nelle case popolari a Milano. Ma che cazzo significa? Per fare la scenetta che il vicino di casa, cosa sono questi rumori? E cosa fa? Si apre la porta ed esce la figa che il vicino di casa non si aspetta, perché si aspettava di vedere la tipa che avrebbe quella 50 anni, e lei tutta figa gli dice sì, ti sto dando fastidio, e lui si scioglie e dice no. Ed è una gag da cinepanettone. E se ne va. Succederà che quando le prime volte che lei si trasforma, c'è il cadavere, l'involucro della sua della lei vecchia, che non sa dove metterlo. Comincia ad andare in giro a toccare i muri, fa toc 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 toc, sapete come quando nei film di Frankenstein Junior, per cercare la porta segreta, a un certo punto ci sarà un muro che farà toc, quindi dietro è vuoto. E come in Tom e Jerry,
succede che prendono il martello, o le comiche di Tex Avery, prendono il martello, tatatu, tutti ti inchiodi, trapano. Ha costruito una porta segreta. Aspettate, faccio l'avvocato del diavolo, dell'avvocato del diavolo, perché questo film in realtà è tutto simbolico, è tutto allegorico, è tutto metafisico. Va bene, allora fammelo su un altro pianeta. Non mi far vedere le cose che, se tu vuoi giocarle in maniera completamente fuori di testa, deve essere tutto fuori di testa. Non mi fai vedere un incidente ben fatto, una bellissima scena. Viene centrata, lei è dentro, la Demi Moore, bravissima, eh? A proposito, Demi Moore ci sta, la grande, bravissima, la Quolly è brava ed è figa che metà basta, e questo incidente qua, fatto bene, poi io che mi sono cappottato anche io con la macchina, vedi proprio che le cose sono gestite. Comunque fa questo incidente della Madonna, arriva all'ospedale e dice, oh sai, lei è miracolata, non si è fatta niente. Non è che è miracolata, è una cazzata, perché minimo dico io, falla andare via con un po' di cervicale, puttana dalla... Perché non sto parlando del trailer, sto parlando del film. In questo film, tutto l'inizio, tutta l'ora che non serve un cazzo di niente, noi vedremo che qualsiasi cosa faccia la Demi Moore, lei prende una aspirina, la mette nel bicchiere. Perché in realtà questi suoni li usano per creare questa sorta di colonna sonora, dai suoni che continuano a martellarti nel cervello e nella testa fino a da sue farti e a pensare che questa cosa in qualche modo sia accattivante. Io non ho mai provato Urra. Provalo, Urra Saiba, è tutto nuovo. Perché avevano ripreso in mano qualcosa che si ispirava, chiedo scusa a Roger Corman, lo dico solo come riferimento, a un certo cinema che appunto voleva iperbolizzare le cose, ma erano anche altri tempi, e quindi parlare di come l'edonismo, il narcisismo, l'esigenza malata e patologica della donna di non accettare mai che invecchi, trasformando in horror questa sensazione, ci stava, era una figata. E esaltare il corpo delle donne, lo dico sia da maschio, perché ti viene voglia di scopare la Margaret Qualley ogni 5 secondi, ma oltre che a dirlo da maschio, è proprio, ha usato uno stilismo fantastico per costruire la bellezza, che poi in realtà questo è un film per far diventare lei una sex symbol, e quindi lì ci siamo in questo senso. Ma è completamente uno spreco, perché anche poi quando si arriva verso il finale, che c'è il getto di sangue sulla platea, lì doveva chiudersi il film, secco. E invece la tira lunga. Ah, ecco, il nuovo termine è questo, è un film divisivo, cioè della serie che, siccome non possono, non ce la fanno proprio a chiamare le cose con il loro nome, mettono l'ambiguità che è un film divisivo, non che è un film di merda. Adesso i film di merda sono divisivi, cioè dalla serie c'è chi li apprezza e c'è chi non li apprezza, no? È un film divisivo, non ci sono più i film di merda, i film brutti. Non esistono più e non esisteranno più. Questo è il concetto, quindi non sto parlando neanche di The Substance e di Long Legs, sto parlando di tutto questo meccanismo e a cosa sta portando. Fai un film del genere di un'ora, ti costa la metà e lo distribuisci al cinema come novità, un filmetto di un'ora, ti guadagni il doppio della messa in scena nei cinema, quindi invece di fare 3 spettacoli ne farai 6. Questa cosa può essere intrigante e il film lo confezioni, visto che comunque aveva qualcosa da dire, riesci a confezionarlo nella misura in cui non devi fare le cagate prima che il film giunga alla parte centrale e dopo che il film è andato oltre la parte centrale, perché diciamo il core di questo The Substance ha senso, così come ha senso quel culo fotonico che si ritrova la nostra Margaret Qualley. Thank you so much everybody. I'll see you next week. And in the meantime, take care of yourself.